Allora, oggi continuiamo il discorso iniziato l'ultima lezione intorno a Rousseau e sarà anche una vera e propria lezione ponte perché mediante Rousseau cominceremo a parlare anche più internamente di Althusser. Come ho avuto modo di dire più volte nell'introduzione del corso, nelle prime lezioni, il tentativo che viene fatto in queste lezioni è di presentare un autore contemporaneo, perché non dimentichiamo mai che il corso è su un autore contemporaneo, filosofia contemporanea, uno dei maggiori autori della filosofia contemporanea. Non fatevi ingannare dalla presentazione un po' troppo univoca che viene fatta di Althusser. Non è soltanto un pensatore marxista e non è quindi soltanto un pensatore politico. Indiscutibilmente Althusser fu un pensatore politico, la politica era il suo pane quotidiano. Indiscutibilmente Althusser fu un pensatore marxista, perché Marx è l'autore, Marx il marxismo, su questo dovremmo tornare, è la corrente di pensiero, l'autore con cui Althusser si è confrontato di più per certi aspetti, convinto come egli era che il pensiero di Marx avesse fornito gli strumenti essenziali, almeno in nuce, per la comprensione del mondo contemporaneo, per la comprensione del mondo umano contemporaneo. Ma Althusser non è solo un pensatore politico, perché essenzialmente possiamo dire che Althusser non vede la politica come unico ambito delle sue ricerche. Cosa voglio dire? Dobbiamo pensare la politica e quindi le forme di riflessione politica come una delle forme di elaborazione del pensiero filosofico e della ragione, quindi il pensiero razionale. La politica non è semplicemente, come a volte ci viene ancora in qualche misura trasmesso, l'ambito dell'irrazionale. Non è l'ambito dell'interesse cieco gestito semplicemente dal punto di vista di una ragione strumentale. La politica non è come forma di razionalità semplicemente l'elaborazione degli strumenti utili al conseguimento di determinati fini, magari fini definiti da determinati ceti, ambiti, elite e così via. L'idea è che il mondo umano sia un mondo eminentemente irrazionale, di un mondo dominato dalle passioni, un mondo cioè in cui i cittadini, il popolo, gli uomini, a seconda che venga usato un termine piuttosto che un altro, già questo in realtà dice molto sull'approccio generale, siano essenzialmente inconsapevoli e guidati dalle passioni. Quando voi sentite parlare di pancia, gli argomenti di pancia, si intende questo in realtà molto semplicemente, si intende il fatto che si ritiene che ci sono alcuni argomenti, quelli che fanno più immediatamente leva sull'aspetto irrazionale, sull'aspetto passionale, sulle dinamiche emotive, che predominano su altri argomenti che dovrebbero essere forse più sani, più oggettivi, più giusti, chissà. Questa contrapposizione
passione e ragione, è una contrapposizione classica nella storia della filosofia, più di conti. Qui di nuovo torniamo fin dall'antichità, essenzialmente tutto il pensiero stoico si gioca su questa contrapposizione. Nell'ambito del pensiero politico, dell'elaborazione politica, abbiamo già avuto modo di notare come, per esempio, all'inizio della modernità, ma non solo, ma dove ci siamo fermati, l'attenzione eminente che veniva data alla retorica come strumento di persuasione. Vi ho raccontato l'esempio che ho fatto, riguardava essenzialmente, partendo da Shakespeare, il fenomeno di Giulio Cesare. Qual è la peculiarità della retorica? Persuadere. Ma persuadere non significa semplicemente convincere, perché io posso convincere mediante argomenti, quindi non semplicemente mediante la retorica, ma mediante, platonicamente potremmo dire la dialettica, o potremmo dire la logica, essenzialmente mediante argomenti razionali, argomenti che possono essere condivisi su un piano di discussione, la retorica fa maggiormente appello a quegli elementi passionali, irrazionali, di cui non sempre siamo neanche consapevoli. Tutta la riflessione spinoziana, per esempio, l'etica, ma anche del trattato politico, sulle passioni come strumento di dominio, sul fatto che, per esempio, i governanti possono, e lo fanno, incentivare, possono insistere su alcune passioni tristi. Quali sono le passioni tristi? Una su tutte, la paura, la disperazione. Paura e speranza sono le due grandi passioni della riflessione politica non soltanto moderna, sono le due grandi passioni, i due grandi nemici di un filosofo, perché la paura è ciò che obnubila la mente, lo sguardo e mi impedisce di avere retta conoscenza della realtà, mi ottunde la visione. Di nuovo, Hobbes, la paura è ciò che mi impedisce di vivere bene, quindi per ridurre il livello della paura, il livello di ansia, rinuncio a tutto. E così facendo si struttura la società. Ma la paura è un pungolo che non mi fa ragionare. È proprio questo, la paura è un pungolo che non mi fa ragionare. Una passione altrettanto potente, studiata per esempio nell'antichità, era l'ira, la rabbia, che Seneca, in un bellissimo dialogo, definisce breve furore, cioè, nei termini poi di quella che diventerà la psichiatria nel Settecento, nei termini di quelle che diventeranno le scienze umane, un momentaneo, violentissimo, irrefrenabile accesso maniaco. L'ira non è semplicemente la rabbia, è proprio uno scoppio violento e incontrollabile di furia distruttiva che sospende la razionalità, annichilisce l'annulla, un buco nero, da cui la ragione sembra non poter più uscire. La brevità dell'accesso maniacale, la brevità della furia, è ciò che permette poi alla ragione di recuperare un controllo che però è sempre precario. Perché di fronte a una tale potenza devastatrice di quella passione, la ragione non può nulla. Perché la speranza è una passione da tenere a bada? Di nuovo, perché per certi aspetti, proprio come la paura, impedisce di vedere le cose, fra virgolette, come stanno. Impedisce di avere un'adeguata conoscenza del mondo, di sé e della società e così via. La speranza è ciò che mi fa illudere, che mi spinge a interpretare come segni favorevoli eventi che magari semplicemente non sono segni di nulla. Questo
La speranza è il dominio, né più né meno che la paura, è il dominio dell'immaginazione. E l'immaginazione non è mai una facoltà conoscitiva, se non in termini, se non a un livello veramente minimo, potremmo dire, non è la conoscenza razionale. L'immaginazione è semmai una descrizione prodromea, a me favorevole quando sono speranzoso o a me nefasta quando ho paura, una lettura degli eventi, una lettura del mondo come se questo fosse organizzato per darmi segnali. Ma in fin dei conti, se ci pensate, questo Foucault ha scritto delle pagine veramente molto belle. Il mondo classico, ecco, il mondo classico intendo ovviamente l'antichità greco-latina. Perché tanta attenzione agli aruspici? Perché tanta attenzione, di nuovo torniamo ai riti religiosi, perché chiedere sempre alla Sibilla, alle divinità, ai sacerdoti di spiegarci cosa sarebbe successo? Non c'è semplicemente la convinzione che il mondo è un cosmo ordinato, sul modello di Polibio, diciamo, in fin dei conti il modello polibiano, abbiamo parlato più volte, il mondo è ordinato, ma non c'è conoscenza del singolo, della singolarità, non è possibile. La conoscenza della singolarità, cioè essenzialmente l'attenzione alla divinazione, uno dei dialoghi più importanti, un'opera più importante di Cicerone, è sulla divinazione, da non intendersi come atto semplicemente di superstizione. La divinazione è un momento cardine nel pensiero e nell'opera di un cittadino romano, per esempio, diciamo mondo classico, perché è indice della convinzione che il mondo sia non semplicemente ordinato, ma sia ordinato in qualche modo finalisticamente avendo l'uomo quale suo vertice. No, non so. chiedo scusa, perché potrei aver lasciato ieri sera un quaderno che è lì. Prego, prendetelo. Grazie. Omnia sunt communia, tranne quaderni. Nell'appendice della prima parte dell'Etica di Spinoza, Spinoza si chiede: se ciò che noi vediamo, se il nostro mondo sia finalisticamente organizzato o no. Che significa che qualcosa sia finalisticamente organizzato? Che il mondo, la storia, la società, insomma, a seconda della sezione del cosmo, abbia un suo fine intrinseco, che magari noi non cogliamo immediatamente, ma il cui disegno si svela. Essenzialmente, è il modello della storia cristiana. Torniamo a cosa abbiamo già detto. Un cristiano sa come è iniziato tutto e sa come finirà tutto. Finirà con l'Apocalisse e con il ritorno all'avvento di Cristo, secondo avvento, eccetera, eccetera. Ovvero, il mondo ha una direzione, io riesco, se sono un buon cristiano, a cogliere sotto l'apparente disordine, non semplicemente una struttura, né semplicemente una direzione storica, ma la rivelazione e i segni di quella fine che sta arrivando. Che poi quella fine che sta arrivando, la legge Agostino nel V secolo d.C., poi nell'anno 1000, ancora nel 1500, c'è una fine che sembra non arrivare mai, è un altro discorso. Ma io colgo i segni dell'avvento. Spinoza, cioè, poi, quindi in maniera non prendendo
direttamente l'assunto da qui, ma affrontando un tema dal punto di vista filosofico. Si chiede questo: come facciamo noi a sapere se qualcosa è davvero finito, se un evento è all'interno di una catena causale finalisticamente definita? Beh, dice, è possibile questo comprenderlo nella misura in cui noi conosciamo, fra virgolette, il progetto. La prende un po' lateralmente. Cioè, quando è che possiamo dire che una casa è compiuta, è finita? Quando noi, conoscendo il progetto di quella casa, vediamo che la casa realizzata corrisponde al progetto. Attenzione, questa casa potrebbe anche essere una casa strana. Faccio per dire, senza nessuna porta al piano terra, con finestre al soffitto e in cui per entrare è necessario passare in un sotterraneo. Cioè una casa che noi non abiteremmo mai e che non corrisponde a alcun criterio di razionalità nostra, ma se corrisponde al progetto, la casa è perfetta. Cioè è stata realizzata avendo quale fine proprio il soddisfacimento della corrispondenza al progetto. Che significa questo? Che noi, dice Spinoza, per poter veramente dire che qualcosa è finalisticamente organizzato, dovremmo conoscere il progetto in base a cui questo fine viene pensato. Spinoza sta ovviamente riecheggiando, il tema del finalismo, lo sapete, ci torneremo ancora, anche a proposito di Althusser e di Marx. È uno dei temi cardine della storia della filosofia. Possiamo genericamente farlo risalire all'elaborazione del concetto di causa in Aristotele. Aristotele, che cos'è la causa? La causa, da Aristotele in poi, procediamo in maniera un po' molto grossolana, è la spiegazione del perché una cosa è quella cosa lì. La causa è la spiegazione della, e quindi anche della natura di un qualcosa. La causa viene a coincidere nella natura, nella misura in cui spiega per quale motivo quella cosa è quella cosa lì e non un'altra. E le cause in Aristotele essenzialmente sono quattro, le famose quattro cause aristoteliche. Si possono, anche qui a seconda dell'accento che viene dato, una causa può avere una priorità logica o ontologica superiore, ma non ci interessa questo aspetto. Le quattro, le famigerate quattro cause aristoteliche sono la causa formale, che in qualche modo è una versione laicizzata, fra virgolette, dell'idea platonica. Per quale motivo da cavallo nasce cavallo e non nasce mai capra? Per quale motivo da uomo nasce uomo e non nasce mai ippopotamo. I mostri, cioè le creature meravigliose, sono casi assolutamente eccezionali e sono una forzatura dell'ordine naturale, lo dimostra il fatto che quasi sempre non si riproducono. E quindi in qualche modo questa, se la riproduzione è ciò che definisce una specie, potremmo dire, la capacità di riprodursi, quella è la dimostrazione che sono qualcosa di innaturale, un errore della natura. Attenzione che l'ideale di causa formale in Aristotele, cioè quell'idea di la forma, l'eidos, quella che in Platone era l'idea, non è un caso che troverà un momento di grande riscoperta in ambito scientifico all'inizio del Novecento con la nascita della nuova biologia. Essenzialmente con la nascita della genetica, quando cioè si tradurrà l'ideale della forma aristotelica in termini di codice genetico. Che cos'è la forma se non le informazioni che un individuo passa a un altro individuo per far sì che il prodotto sia simile al precedente? È un codice. Aristotele non era, tendiamo ancora. Aristotele non parlava in termini di codici, ma Aristotele, non dimenticatelo mai,
contrariamente, per esempio, al suo grande maestro Platone, Aristotele ha una formazione medica. Aristotele ha scritto alcune pagine di straordinaria importanza sulle parti degli animali, sulla riproduzione degli animali, sulla l'attenzione che Aristotele aveva rivolto al mondo biologico, al mondo della vita, è un'attenzione di straordinaria rilevanza e di grandissima profondità concettuale. Quindi una delle quattro cause, la causa formale, non è semplicemente interpretabile nei termini dell'idea platonica, il quadrato, la cavallinità e così via. Certo, c'è quella cosa sullo sfondo, ma Aristotele scrive, pensa, elabora non soltanto dopo le polemiche interne all'Accademia Platonica, ho accennato l'altra volta al problema di Odosso e alle critiche che venivano mosse fuori, ma Aristotele, sapete, fu allievo di Platone e rimase in Accademia per decenni, prima di uscirne e poi avviare il suo liceo e avviare la sua speculazione radicalmente diversa. E anche il risultato di un'attenzione a una compiutezza del reale che dal punto di vista aristotelico si manifesta nella forma compiuta. Gli enti naturali, soprattutto quelli, diciamo, che sono caratterizzati dalla vita, si organizzano mediante delle forme. Gli enti artificiali, tavoli, statue, eccetera, sono anch'essi organizzati tramite delle forme. L'uomo interviene modificando. Modificando che cosa? L'altra causa, quelle quattro cause. La causa materiale, la materia, che tra tutte è la causa più affascinante in un certo senso. Perché Aristotele dice che della materia non si può dire nulla. È possibile parlare della materia soltanto in termini negativi. Negativi non nel senso di morali, nel senso che noi non possiamo affermare niente della materia se non ciò che non è. Perché questo? Perché nessuno di noi conosce la materia, fra virgolette, non formata. Noi facciamo esperienza, dove per fare esperienza dobbiamo intendere non soltanto l'esperienza sensoriale, ma anche la pensabilità di qualcosa, sempre solo tramite una materia formata. Noi conosciamo la materia soltanto attraverso le forme che la materia assume per presentarsi a noi. Tenete conto, anche qui, una cosa importante. Aristotele non era un atomista. Nel famoso primo libro della Metafisica, che è una sorta di... viene presentata come la prima storia della filosofia, ora non lasciamo perdere se è giusto o sbagliato, non è questo il punto. Aristotele critica in maniera anche piuttosto, non dico grossolana, ma violenta, non gli piace fondamentalmente, la scuola di Leucippo e Democrito, cioè di atomisti. Nel momento in cui la materia pensata in termini di atomi viene esclusa, noi non possiamo dire nulla della materia in termini positivi, qualcosa di indefinitamente divisibile, cioè essenzialmente qualcosa di cui non possiamo parlare. Noi, conoscendo noi la materia soltanto nella misura in cui essa ha una forma, anche semplicemente la forma di ciò che spazialmente occupa qualcosa, della materia non possiamo parlare. Per certi aspetti è la sostanza per eccellenza, ma è una sostanza di cui non possiamo dire nulla perché è inconoscibile in quanto pura materia. Cioè, la pura materia non c'è, o meglio, la pura materia non è conoscibile.
Cos'è che fa sì che questa pura materia che noi conosciamo soltanto in qualche forma assuma una forma piuttosto che un'altra forma? La famosa terza causa, ovvero la causa efficiente. La metafora della statua. Lo scultore prende un pezzo di marmo o del bronzo e lo lavora per dargli una determinata forma, per se lo uccide la medusa. E quindi l'eroe con la testa del mostro in mano, o non lo so, Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno. Ciò che trasforma, modifica la materia è la causa efficiente. Attenzione, cosa che va sempre tenuto presente: in Aristotele la principale trasformazione è il movimento, o se preferite, il movimento è una forma della trasformazione. Anche il semplice spostamento da una zona a un'altra è qualcosa che può essere interpretata come modifica, e quindi entra la causa, e quindi entra il tempo. Rimane sullo sfondo, neanche ci provo ad accennare, la questione Parmenidea. Parmenide, massimi pensatori tra i presocratici, ma non solo tra i presocratici, sapete che aveva posto il problema, quello che apparente, forse vero, non ci interessa, paradosso. Non è possibile alcun passaggio dall'essere al non essere, ciò che è e non può in alcun modo non essere, ciò che non è e non può in alcun modo essere. Ovvero, un'affermazione dell'eternità dell'essere, dell'eternità noi potremmo dire del cosmo, forse, diamo questa interpretazione, l'impossibilità di una modifica è l'affermazione radicale della, sì, platonicamente, della falsità del movimento e del cambiamento. Quello che noi vediamo, di nuovo, è il falso. Quello che noi vediamo, il cambiamento e il falso, la realtà è ciò che può essere non percepito ma pensato. Essenzialmente il problema che comincia a essere approcciato lì è il problema del tempo, della temporalità. Problema che, come probabilmente sapete, è ancora oggi uno dei problemi cardine della scienza e della filosofia. Insomma, in fin dei conti c'è un testo recente di Rovelli, per farlo sempre, molto bello, tra le altre cose, che dice con un candore straordinario che il tempo non esiste. Cioè, quanto di più controintuitivo ci sia. Non provo neanche a spiegare perché il tempo non esisterebbe, questo è un altro discorso. Ma ciò che, di nuovo, in quel tema, sì, da Parmenide in poi, ciò che si definisce è un orizzonte di pensabilità degli eventi. L'orizzonte di pensabilità degli eventi è qualcosa che può essere descritto in termini, per esempio, di consecutio temporum, di strutturazione temporalmente definita, ma che non per questo di per sé indichi la verità di questa trasformazione. La causa efficiente in Aristotele è quella cosa che all'interno di un cosmo chiuso e finito, perché ricordate sempre che in Aristotele, come Aristotele in un certo senso salva l'immobilità parmenidea dell'essere, diciamo che salva l'immobilità parmenidea dell'essere affermando che l'universo è sempre lo stesso, è unico, è chiuso. C'è tutto il tema del grande anno, ripensate a Polibio, al problema della ciclicità dell'essere e così via. Essenzialmente le trasformazioni che ci sono trasformazioni superficiali, la verità non cambia molto. Epicuro e Lucrezio diranno qualcosa del genere. Il cosmo perisce continuamente e continuamente rinasce, ma gli atomi sono quelli. Gli atomi non si distruggono,
né se ne creano altri. La causa efficiente, anche per certi aspetti, è la causa per eccellenza della scienza, in fin dei conti, è ciò che spiega effettivamente perché un fenomeno è quel fenomeno lì e non un altro. La causa finale, l'ultima, è la più controversa, insieme a quella materiale, perché è quella che presume davvero un ordine di un livello logico superiore. L'ordine previsto dalla causa efficiente, se volete, è un ordine, soprattutto nell'ambito della scienza moderna, come sarà in Galilei, Descartes, Spinoza e così via, un ordine semplice, un ordine lineare. Io prendo un bicchiere di caffè, lo sollevo, se lo lascio andare, il bicchiere cade. Per Aristotele, perché? Dottrina dei luoghi naturali. Il caffè e il bicchiere naturalmente tendono verso il basso, perché la materia, questo tipo di materia, ha il suo luogo naturale verso il centro della Terra. Per Galilei c'erano le leggi della dinamica, e Newton la legge della gravitazione universale, ma questo è il principio della causa efficiente, una spiegazione lineare di un evento sulla base di ciò che lo precede. La spiegazione invece della causa finale è diversa, perché si deve definire una serie di eventi e di fatti che a noi possono sembrare anche tra di loro slegati, come invece organizzati in direzione di un qualcosa che noi non vediamo ancora o non necessariamente vediamo. In Aristotele questo vale sempre per il principio soprattutto del movimento. Diventerà questa invece una chiave rilevante nell'interpretazione della storia, poi. Anche qua, per capire bene. E poi passiamo appunto alla critica spinoziale e poi torniamo a Rousseau e agli altri. Quando Aristotele dice, ma Aristotele o dice Aristotele o dirà Dante e così via, che l'uomo per natura è un essere sociale, che cosa intende dire? Se non che appunto l'uomo è per natura, la natura dell'uomo è quella di essere, di tendere finalisticamente a vivere insieme agli altri. Non c'è. Facciamo appunto la tema di direzione, la contrapposizione con Hobbes. Con Hobbes non c'è un fine nella nascita della società. L'uomo è spinto in quella direzione perché c'è una grande passione, la paura, e quella è una soluzione. Ma in teoria, se gli uomini non fossero così cattivi, vivrebbero tranquillamente, da soli, in uno stato pre-sociale. L'artificialità dello stato hobbesiano è patente. In Aristotele non c'è alcuna artificialità. Sì, ci sono alcune forme di governo che sono più o meno artificiali, ma in realtà, come abbiamo visto con Machiavelli, dice il tema delle visioni, è una cosa diversa. Ma l'uomo per natura vive insieme agli altri. Il suo fine è vivere insieme agli altri. Questo significa che l'uomo tende, anche senza, tra virgolette, volerlo. La finalità è ciò che fa sì che la natura di un essere si esplichi nella sua pienezza. Facciamo un altro esempio, di stampo moderno, stavolta, un quasi contemporaneo di Rousseau, quasi, in realtà le cose le ho scritte qualche decennio prima. Torniamo a Vico, più volte l'ho citato poi, appunto, insieme a Montesquieu. L'unico grande filosofo moderno non contrattualista. Vico, a modo suo, riprende il tema di una sorta di eterogenesi dei fini, anzi la elabora, questa eterogenesi dei fini, pensando la finalità interna alla ragione dell'uomo e alle organizzazioni sociali. L'esempio
più celebre la troviamo in Vico, nella Scienza Nuova, quando Vico spiega come gli uomini abbiano dato vita alle società organizzate. Non c'è alcuna forma di contratto, non c'è alcuna soluzione e risoluzione fondata sul confronto, magari anche violento, col proprio simile. C'è un atto che è radicalmente diverso. Anche qui ne ho parlato, ma ci torno un attimo brevemente sopra. Nel momento in cui l'uomo, tenete conto che per natura gli uomini tendono a incontrarsi se non altro a fini riproduttivi, come tutti gli animali, quindi è un dato naturale. Nel momento in cui l'uomo, in questo suo perenne cercarsi e sfuggirsi, perché si cerca i propri simili, ma li si teme anche, e quindi in qualche modo si cercano e si fuggono, si trovano di fronte a un qualcosa di assolutamente inatteso, il fulmine, che cosa fa? Vico li chiama i bestioni, questi uomini selvaggi essenzialmente senza ragione. Il bestione che vede improvvisamente un fulmine lo traduce immediatamente con un atto che è di straordinaria importanza in una lettura finalistica. Il bestione corre dietro alla bestiona, proprio questa è la scena immaginata da Vico. Un fulmine terrificante sconvolge l'uomo primitivo, sconvolge il bestione, il quale, osservando questa manifestazione atmosferica, gli dà un nome, Zeus, ovviamente. Dando un nome a una manifestazione atmosferica, quindi attribuendogli un'intelligenza, si chiede immediatamente per quale motivo questa intelligenza si è manifestata in quel momento in una maniera così terrificante. La risposta che si dà è: ho fatto qualcosa di sbagliato. Perché se si manifesta in questa maniera così terrificante, vuol dire che ho fatto qualcosa di sbagliato. Cosa stavo facendo adesso? Stavo inseguendo il mio simile. Non vuole che insegua il mio simile? O forse vuole che io non faccia certe cose davanti a lui. Ovvero, entro in contatto col mio simile e mi sposto in luoghi coperti. Eterogenesi dei fini, per soddisfare determinate esigenze, io sono costretto a inventarmi qualcosa. Così facendo, io che punto semplicemente a soddisfare i miei bisogni, creo la famiglia. Creando la famiglia è una creazione questa che avviene attraverso la convinzione di una divinità, di una fedeltà, eccetera, 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 eccetera. Io credo di fare qualcosa avendo come fine A, in realtà senza rendermene conto, sto dando l'inizio a qualcosa che è molto più importante. Quella che viene definita mano invisibile di Adam Smith, lasciamo perdere adesso tutta la questione Adam Smith, in realtà quando parla di mano invisibile lo fa in maniera polemica con Mandeville, ma è un altro discorso. Cioè l'interpretazione della vita sociale e politica, della vita economica, secondo la quale la libera iniziativa degli individui, e quindi del commercio in particolare, i quali sono convinti di perseguire soltanto il soddisfacimento dei propri piaceri, dei propri bisogni, il proprio desiderio di ricchezza, è in realtà lo strumento mediante il quale, mediante un meccanismo di autoregolamentazione, tutta la società ne gode. La storia da cui parte Smith è quella di Mandeville, la favola delle api. Forse la conoscete, forse no, Bernard Mandeville, la cui opera venne immediatamente ferocemente contestata
Mendeville era un medico provinciale di formazione cartesiana, di origini olandesi, sono tutte cose che vive e lavora in Inghilterra, e che quando comincia a scrivere le sue opere automaticamente viene deriso, al punto che viene chiamato Man of Devil, con un gioco di parole abbastanza banale, per cui da Mandeville diventa l'uomo del diavolo. Mandeville, Mandeville, sì, Man of Devil, cioè l'uomo del diavolo. Perché? Nella favola delle api, Mandeville immagina, è una metafora, un apologo morale. Immagina un alveare ricco, ricchissimo e vizioso, tremendamente vizioso, in cui tutti i vizi si trovano all'ennesima potenza. Ma le api, che sono anche religiose, continuano a pregare Giove perché le liberi dai vizi. Giove a un certo punto si stanca, vabbè, vi accontento. I vizi vengono eliminati e nel giro di pochissimo tempo quello che era un alveare ricco e potente impoverisce, decade e l'alveare viene conquistato facilmente da api straniere. L'apologo morale di Mandeville, che è un apologo morale, che cosa mette in rilievo? Numero uno. L'elemento, se volete, più superficiale, la famosa espressione vizi mirari, vizi privati, pubbliche virtù, che non è soltanto un fatto di dire che in pubblico ci si deve presentare in maniera diversa da come si viene nella vita privata, ma anche il fatto che alcuni vizi privati in realtà diventano virtù nella misura in cui permettono un miglioramento delle condizioni di vita. È un tema questo che era presente fin dall'antichità, anche se la polemica sul lusso nel Settecento sarà più rilevante. Che bisogno c'è, diceva Lucrezio, di bere in una coppa d'oro se quello che bevo è comunque acqua? Posso benissimo bere una ciotola di legno di oggi. Che bisogno c'è di vestirsi di abiti lussuosi se il mio fine è quello di proteggermi dal freddo? Sono sufficienti abiti semplici, grezzi, eccetera, eccetera, eccetera. La risposta di Mendele è: non c'è bisogno, ma intanto il fatto è che io sia, se io sono un accumulatore seriale di libri, fumetti e caffè, a me non me ne viene nulla di più, perché non riuscirò mai a leggere tutti i libri che accumulo serialmente. Non riuscirò mai a leggere tutti i fumetti che compro, né riuscirò mai a consumare tutto il caffè che metto da parte, a me. Però intanto mi ringrazio i produttori di caffè, i caseifici fumetti e i caseifici libri, che grazie a me vivono un po' meglio. Il mio vizio diventa un momento di ricchezza, e questo vale per mille altri ambiti. Cioè, livello più importante invece di riflessione mandevilliana, è sbagliato leggere i fenomeni politici e i fenomeni economici avendo quale lente interpretativa la morale, perché la morale riguarda un aspetto della nostra vita, ma noi non possiamo leggere e utilizzare la morale quale chiave interpretativa nelle analisi economiche. La critica della ricchezza, per esempio, su cui Rousseau insisterà così tanto, la critica delle divisioni, meglio ancora, la critica della spaventosa differenza che c'è fra alcuni ricchi e la grande maggioranza degli uomini poveri, non può essere semplicemente una critica di stampo morale, che non significa che non ci deve essere anche quella critica lì, ma quella non può essere l'elemento discriminante, perché non è la morale l'ambito in cui si possono affrontare quelle questioni. Ipotizziamo, come si fa a combattere, non lo so,
il vizio del fumo. Facciamo finta che ci sia anche questo. Facile, facilissimo. Proibiamo immediatamente ogni possibile consumo di tabacco in tutte le sostanze possibili e immaginabili. Impediamo immediatamente ogni tipo di produzione di sigarette e così facendo risolviamo tutto. No, non perché effettivamente questo non succede, la moltiplicazione dei mercati illegali è una cosa di tutto presente, ma perché subentra un elemento ulteriore di riflessione. Fino a che punto un'autorità esterna può decidere di intervenire sulla mia vita precisa, privata, e influenzare le mie scelte? Mi spiego cosa voglio dire, e questo è un tema classicamente settecentesco, in cui il Settecento meglio diventa veramente cardine. Lasciamo adesso perdere le sigarette. Anzi, partiamo dalle sigarette. Il fumo fa male? Sì. Anche se il fumo non fa male, uno decide di fumare? Sì. Allora, nel momento in cui io mi ammalassi di un tumore ai polmoni, causato dal fatto che ho fumato per 40 anni due pacchetti di sigarette senza filtro, non esistono più, facciamo finta che esistano ancora, al giorno, le spese della mia terapia, chi deve sostenere? È giusto che le sostenga io da solo, anche se magari sono povero? Oppure è giusto che sostenere sia la società, anche se io testardamente ho avuto un comportamento lesivo? Altro esempio, più paradossale ma più reale. Qualche anno fa un signore a Livorno decise che voleva un animale particolare a casa sua, non era contento soltanto dei gatti, dei cani, e si è preso un crotalo. I serpenti a sonagli americani. Ovviamente il crotalo ha fatto il crotalo, l'ho mosso, lui è riuscito a chiamare il pronto soccorso in tempo e poi mi sono stato costretto a prendere l'elicottero e portarlo da Livorno a Ginevra. Perché ovviamente non è che in Italia ci sono i sieri antivipera, ma i sieri anticrotalo non è che ce ne siano così tanti. Lui si è salvato. Bene. Chi è che ha pagato il viaggio in elicottero da Livorno a Ginevra? Cioè, ma se, traduzione, ma se sei così idiota da tenerti in casa un crotalo, è giusto che la comunità poi intervenga nel caso in cui l'animale faccia giustamente il suo dovere, che è quello di mossicare quando ha fame o quando ha paura? Cioè, la dialettica, e uso apposta il termine, che poi diventerà cardine, non deve andare in fuori, tra diritti, libertà, desideri, espressioni individuali e bene sociale, è una dialettica tutt'altro che lineare, tutt'altro che semplice. Essenzialmente ogni volta che una società ha preteso di imporre una visione unitaria di bene, di morale, abbiamo avuto a che fare con fanatici. Né più né meno. Sono i talebani che dicono che non bisogna andare allo stadio, non bisogna ascoltare musica, non bisogna leggere, non bisogna fare niente perché è tutto peccato a quel punto, perché io gestisco totalmente la vita morale e ti garantisco che così facendo vivrai da santo. E se io non voglio vivere da santo? E se io non voglio vivere secondo le vostre categorie morali, senza tenere conto il fatto ovviamente che la morale, come ben sappiamo, è qualcosa che si trasforma, per fortuna, aggiungo, nel tempo. La polarizzazione di Mendeville, cioè tra vizi privati e pubbliche virtù, ovvero l'affermazione del fatto che per un'analisi scientifica della società e in particolare dell'economia non si possono utilizzare categorie morali, è l'inizio di una riflessione
filosofica, politica, che scardina che cosa? Scardina anzitutto la visione della società come finalisticamente organizzata, sul modello aristotelico, alla piena realizzazione dell'essere umano. Anche nella presunta mano invisibile di Mendeley c'è un fine interno, ma non è il fine di una società che si auto-organizza, è semplicemente il mantenimento della società al suo massimo grado possibile di ricchezza. Quali sono i costi di questo mantenimento? Cosa costa mantenere una società a un certo livello, potremmo dire, di benessere materiale, che è anche pensione morale e culturale? Le cose non vanno scisse. Il Mendeville, il Diderot, il Rousseau, il discorso si complica. Il benessere morale non è mai scisso dal benessere materiale. C'è una cosa su cui, per esempio, Diderot scrive pagine importantissime. Non esiste il povero virtuoso. Il povero è povero e può essere virtuoso nella misura in cui è costretto ad essere virtuoso. Ma se al povero mancano le possibilità di sopravvivere, il povero giustamente ruberà. La virtù è sempre anche il risultato non soltanto dell'educazione e della moralità individuale, ma delle condizioni in cui la virtù si può esprimere. Di fronte a disperazione, fame e dolore, non c'è virtù morale che tenga. Di fronte all'oppressione, non c'è virtù morale che tenga, nel senso di accettazione e così via. L'ironia di Derottiana nei confronti di coloro i quali pretendono di dire agli altri come devono vivere è sempre feroce. E l'attenzione di Diderot a tutte le forme possibili di liberazione dalla schiavitù è sempre presente. Una delle sue opere più celebri, La religiosa, non è neanche una sopra più bella, però un romanzo sulla vita di una donna che, appunto, costretta a farsi suora in virtù del fatto che la sua famiglia non poteva permettere un matrimonio, quindi le cose classiche del Settecento, decide di infrangere un tabù e di rifiutare quel suo destino per vivere una sua vita indipendente e anche più appagante, nonostante le sofferenze, nonostante il dolore, nonostante il rifiuto, indicava, come dire, un atto di rottura rispetto a ciò che veniva considerato normale. Allora, ricordate sempre, le donne praticamente non hanno quasi diritto, cioè essenzialmente anche l'eredità aspettava le figlie soltanto nel momento in cui queste si sposavano. Lo stesso Diderot si impegnò nel trovare marito alla sua unica amatissima figlia, Angélique, proprio per garantirle quei diritti che altrimenti non le sarebbero stati dati. Poi il matrimonio non riuscì neanche particolarmente bene e questo procurò molto dolore a Diderot. Ma questo è un altro discorso. Il fatto che una società si organizzi innanzitutto su base materiale, il fatto che anche l'ambito del, potremmo dire, simbolico, rientra nel commercio dei beni, essenzialmente le virtù religiose, le virtù morali, le capacità militari e così via, sono spendibili sul mercato, né più né meno che il grano o i libri, come strumento di convinzione e di scambio con gli altri. Fa sì che si perda completamente quell'idea, che invece era precedente, per cui, fin dei conti, tutta la nostra vita è orientata verso un maggiore perfezionamento morale o verso la salvezza. Non c'è orientamento. Il fine, lo diceva anche Spinoza, il fine di tutto ciò che vive, e qui stiamo parlando sia degli organismi sia delle società, è semplicemente permanere il più a lungo possibile in vita.
di permanere più a lungo possibile al livello massimo possibile di potenza. Quando Spinoza dice, nell'appendice prima parte dell'etica, che noi non conosciamo il progetto del mondo, quindi non possiamo davvero credere non soltanto di essere il fine ultimo del creato, l'uomo come culmine di un creato che, in dei conti, serve a lui come suo servo. Modello religioso, modello anche qui, Antico Testamento. Adamo che dà il nome a tutti gli animali. Che significa dare il nome? Significa attribuire, non semplicemente attribuire alla natura, significa anche imporre una superiorità. L'uomo è superiore agli altri animali. Il mondo, l'intero creato, è a lui subordinato. Spinoza dice, questa è la nostra convinzione. Di nuovo, già Montaigne aveva elaborato argomenti di questo genere. Nel momento in cui, diceva, c'era un papero nel suo cortile che poteva tranquillamente affermare che tutto il creato era stato fatto al fine di soddisfarlo, perché il terreno era coperto di un'erba soffice di cui lui poteva nutrirsi e lui aveva delle zampe palmate che gli permettevano soltanto di camminare senza troppa fatica, ma addirittura di nuotare. Il suo piumaggio lo riparava dalla pioggia che a sua volta però lo aiutava. Sì, è vero, aggiungeva il papero. A volte alcuni di noi vengono uccisi, anch'io verrò ucciso probabilmente per servire da cibo a qualcun altro, ma la morte è normale perché io non mangio altri animali. Quindi cosa c'è di strano in questo? Cosa c'è di strano nella morte? Però è vero che tutto ciò che io vedo è perfettamente consono a me. Quindi Dio ha posto me, papero, al vertice del creato. Dietro le linee di Montaigne c'era un argomento tutt'altro che sciocco. A seconda del punto di vista, davvero tutti gli animali potevano mettersi al vertice del creato. L'uomo lo fa di più, forse, in virtù del linguaggio, in virtù di questa cosa. Ma Spinoza dice, attenzione, questa è una presunzione. Noi non conosciamo in realtà il progetto. Non conoscendo il progetto, avendo noi una conoscenza inadeguata del cosmo, mediante l'immaginazione ci attribuiamo un ruolo che non abbiamo. Non solo, qual è la conseguenza di questa falsa attribuzione? Del fatto che pretendiamo anche di conoscere qual è la vera perfezione. E quindi noi diciamo, no, le cose così non vanno bene, bisogna modificarle per renderle veramente consone al progetto. Per renderle veramente consone alla perfezione. Noi modifichiamo la natura per renderla funzionare a noi come crediamo sia normale, come crediamo sia naturale. La risposta che dà Spinoza è una risposta impressionante se uno ci si sofferma adeguatamente. Perché la risposta che dà Spinoza è che semplicemente tu ciò che esiste, proprio perché esiste, è di per sé perfetto. Affermare la perfezione dell'esistente, la perfezione del mondo, attenzione, non è come il leibniziano migliore dei mondi possibili. Voi sapete, anche qua, uno dei più grandi filosofi dell'epoca, Leibniz, nemico in qualche modo di Spinoza, amico nemico, Spinoza affermava che questo è il migliore dei mondi possibili. Qualche anno dopo si scatenerà Voltaire, il Candido lo prenderà ferocemente in giro, mostrando semplicemente la quantità di perfezioni e di mostruosità morali che l'uomo provoca e dice, come fa a essere questo il migliore dei mondi possibili? Il migliore dei mondi possibili è quello in cui, in seguito a un terremoto in Portogallo, la prima cosa che fanno è organizzare un bel auto da fè, bruciare gli eretici per placare la divinità che evidentemente è arrabbiata. Dice, questa è una cosa ridicola. Ma un problema non era quello, il problema di Leibniz era diverso.
I due, Spinoza e Leibniz, che sono in qualche modo gli opposti, affermano però una cosa su cui vale la pena ragionare. Che significa spinozianamente che tutto ciò che esiste è perfetto? Che significa spinozianamente affermare che la perfezione si riduce all'esistenza? Che l'esistenza non ha bisogno di ulteriori giustificazioni? Significa accettare, affermare in qualche modo, attenzione, l'inesistenza del male come categoria ontologica svincolata dall'uomo. La morte non è in sé un male, la morte è né più né meno che un fatto naturale. Ovviamente per l'individuo la morte è un male, nella misura in cui l'individuo cerca di permanere il più a lungo possibile nel suo stato di massima perfezione. Ma dal punto di vista, fra virgolette, della sostanza, gli individui non contano. Un individuo viene sostituito da un altro individuo. Insomma, la lucreziana perenne vicissitudine delle cose, la perenne trasformazione, il perenne movimento della materia fa sì che gli individui, le specie, la conformazione momentanea sia continuamente in trasformazione, ma non per questo si possa definire male. Il male viene, da Spinoza, ridotto, ricondotto a un principio individuale nel senso che riguarda gli uomini, e quindi rilevantissimo, che si incardina sul rifiuto del dolore. Cos'è il bene in Spinoza? La gioia. Cos'è la gioia? È il senso, l'appartenere, il sentire la propria potenza, il sentire che si sta bene. Bene è tutto ciò che favorisce questo miglioramento di sé. Ovviamente qui non si sta parlando soltanto, come faranno alcuni interpreti, di una versione dell'epicureismo più becero, nel senso che ha il soddisfacimento pieno del piacere carnale e materiale, c'è anche quello. Ma non è solo quello. Bene anche la felicità che si prova con un'acuta sofferenza. Esempio classico, torniamo ad Aristotele. Perché è così bello andare a vedere il re di Shakespeare? O se volete, a chi piace, perché è così bello guardare Titanic? Io personalmente ho 2 minuti quel film odiato, ma un altro discorso. Perché è così bello assistere a Notre Dame de Paris o a La Bohème di Puccini, dove essenzialmente tutto l'obiettivo del prodotto è quello di piangere e disperare gli spettatori. Il Relil di Shakespeare, non so se l'avete letto o visto, spero di sì, fatelo, è tremendo. È una delle opere più atroci che la mente umana abbia mai pensato. È di una disperazione, non c'è neanche una sillaba di speranza in quell'opera. Nel 700 era consuetudine modificare il finale. Nel 700 si faceva morire il re, perché vabbè, tanto quello deve morire, ma almeno la figlia la si salvava, si cambiava il finale, perché era troppo cupo. Veniva vissuto come insopportabile quella vicenda. Per fortuna questa abitudine non c'è più, ma la domanda è: per quale motivo andiamo a vedere cosa ci fanno stare male? E questo Aristotele se lo poneva questo problema già in la poetica, quando di fronte alle tragedie di Esclio, Sofocle, eccetera, si interrogava su questa cosa. La risposta che dava Aristotele era catarsi, no, perché qui è una formula un po' vieta, che noi paradossalmente soffrendo ci purifichiamo e arriviamo a un livello di consapevolezza superiore tale che godiamo paradossalmente del dolore. Attenzione, non è che semplicemente godiamo perché questa cosa non ci riguarda. Chiunque di noi abbia letto, non lo so, fate voi, Dostoevskij, Tolstoi, La morte di Ivan Ilic, un libro meraviglioso, di una cupezza terrificante, ma vabbè, sa che lì non c'è alcuna speranza, è
L'opera d'arte è tanto più potente nella misura in cui annulla completamente la distinzione tra fruitore e opera. Io sto male perché Ivanili ci sta morendo. Non è vero che sono al sicuro qui. Non vale il principio lucreziano per cui io, filosofo, osservo gli altri che sono in preda alla tempesta e godo della mia sicurezza. Sì, c'è anche quello, ma un momento successivo. La grande opera d'arte spazza via tutto questo. Perché ne godo? Perché mi potenzia spinozianamente, mi rende più consapevole, mi rende più ricco, mi rende più forte. Non c'entra niente l'aforisma nietzscheano, ciò che l'omicidio mi rende più forte, è un'altra cosa quella. Anzi, evitiamolo, perché non ne posso più. È proprio un livello di maggiore comprensione. Il motivo per cui Rousseau, per esempio, qualche anno dopo i due grandi discorsi, soprattutto il discorso sull'origine dell'uguaglianza, farà una cosa che sembra strana in un certo senso ai suoi lettori. Scrive un romanzo. La nuova eroina. Tenete conto di una cosa: Rousseau odiava il teatro e ha scritto opere teatrali. Odiava i romanzi e ha scritto forse il romanzo di maggior successo di tutto il Settecento francese, nonché uno dei più bei romanzi della letteratura francese. Odiava l'idea di poter veramente correggere il mondo, eppure scrive il contratto sociale, scrive non si risolve la questione affermando che tanto il suo era matto, non è questo il punto. Stiamo facendo un corso sul Toussaint, che era, ahimè, ahi lui, purtroppo, persona con problemi gravissimi di carattere psichiatrico, che parla di un autore, Rousseau, che ha gravissimi problemi di carattere psichiatrico. Quindi, ma la follia non è in alcun modo una spiegazione. Lo so perché scrive Nuova Eloisa. Lo so scrivere Nuova Eloisa perché mediante un processo che è di mimesi, cioè in qualche modo di identificazione del lettore con i problemi, le questioni affrontate dai personaggi, vuole fare in modo che il lettore viva quei problemi, quelle difficoltà, quelle questioni, le comprenda e magari prenda anche un'altra strada, decide anche di seguire un altro percorso. Ma finché non le capisce appieno, non può giudicare. Qual è l'elemento su cui, da Spinoza in poi, potremmo dire, dobbiamo soffermarci? Sulla comprensione razionale. Cioè, non è più sufficiente l'identificazione empatica, diremmo oggi, con i fenomeni. E diventa indispensabile la comprensione lucida, fredda, razionale dello studioso che, qui sì, lucrezianamente, di nuovo, pone una distanza, uno spazio bianco fra lo studioso e la realtà. Quando Rousseau, abbiamo visto l'altra volta, 1754, pubblica il secondo discorso della sua carriera, il discorso sull'origine della diseguaglianza, il primo discorso, il discorso sulla scienza e le arti, l'aveva pubblicato qualche anno prima, quando per rispondere al bando di un'accademia aveva partecipato a un concorso che aveva vinto. Questo discorso l'aveva reso celebre, il discorso sulla scienza e le arti, in cui alla domanda dell'Accademia di Giovanni. Ma il progresso delle scienze e delle arti ha migliorato le condizioni di vita, ha migliorato la vita degli uomini oppure no? E già di per sé questa domanda evidentemente dava per scontata la risposta non fosse così ovvia, altrimenti non si fa la domanda. Cioè, la risposta rousseauiana, secondo cui in realtà il progresso delle scienze e delle arti ha pervertito e rovinato innanzitutto l'uomo come essere morale e ha pervertito e peggiorato le condizioni di vita degli esseri umani, delle società umane. Non è che fosse proprio così, nessun altro l'aveva detto. Questo era un tema che già era presente. Tutte le lamentazioni sulla perversione della
dell'essere umano, insomma, le conosciamo già. Di nuovo, pensate a Machiavelli. Machiavelli cosa che dice essenzialmente? Se il legislatore può pensare alle leggi in due modi. Uno, pensare che l'uomo è buono. Due, può pensare che l'uomo è rio, cattivo. Conviene pensare che l'uomo è cattivo perché, assumendo l'intrinseca, ovvia malvagità dell'essere umano, io faccio leggi che comunque permettono di limitare questa malvagità e di costruire qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile costruire. Se io invece parto dalla presunzione della bontà dell'essere umano, le mie leggi saranno insufficienti, perché poi basta un solo uomo cattivo per rovinare tutto. Invece, partendo dall'idea che sono tutti malvagi, è tutto molto più facile. Qual è il punto che con Rousseau diventerà centrale? Che sparisce l'idea della malvagità naturale. Non è soltanto, attenzione, non è solo il problema, non è che Rousseau semplicemente dice l'uomo è buono per natura, ma ovunque in catene. No. L'uomo nasce libero, ma ovunque in catene. L'uomo è buono per natura, ma noi lo vediamo soltanto nelle manifestazioni dei giorni. La vulgata rossoiana, non è solo questo. Significa affermare che ciò che noi vediamo come dato naturale, i comportamenti umani, essenzialmente riguardanti le relazioni sociali, e che sembrano un dato naturale, in realtà sono un dato risultante dalla storia dell'uomo. Ciò che Rousseau mette in discussione è la presunta naturalità di una serie di atteggiamenti, questioni, dinamiche, pensieri, riflessioni che noi diamo per scontate e che in realtà sono figlie di un processo storico. Anche qui, per comprendere bene, è oramai consuetudine, sentito più volte, sentire cose tipo, l'essere umano è la specie più feroce e violenta della Terra, che punta alla distruzione di tutto ciò che esiste, al consumo irrimediabile, al punto che stiamo distruggendo l'intero ecosistema. Noi per natura siamo esseri perniciosi. Certo, ci diamo abbastanza da fare, questo è assolutamente indiscutibile. Ma la domanda che mi faccio è, immaginate di essere non nell'anno del Signore 2019, ma nel 1327, Defensor Pacis di Massimo Vicino, di essere un signore che improvvisamente si trova fra le mani il Defensor Pacis di Massimo Vicino, un contesto completamente diverso. Pensate di essere un essere particolarmente dannoso e pernicioso? Non c'è il riscaldamento globale, non ci sono le perturbazioni atmosferiche che ci sono oggi, non c'è nessun dato climatico provocato dall'uomo. Gli animali, noi siamo ancora una specie tutto sommato minoritaria, saremo intorno forse, in tutto il mondo ai 300 milioni, 400 milioni, non lo so. Tenete conto che per arrivare a miliardi di abitanti siamo dovuti arrivare al 1900, e dal 1900 in poi che c'è stato un boom demografico. La peste, ogni tanto c'è una bella pestilenza che stermina buona parte degli esseri umani, ricordate Machiavelli che dice intanto ci muore per pulire un po'. Buona terra, che danni facciamo noi veramente? Che danni abbiamo fatto? Sì, va bene, c'è tutta la retorica sul fatto che l'uomo è un essere malvagio perché comunque, contrariamente agli altri animali, uccidi per divertimento, mentre gli animali non uccidono mai per divertimento, falso anche questo, ma un altro discorso. Che danni abbiamo fatto all'ambiente? Nessuno. Che danni abbiamo fatto al mondo? Nessuno. Siamo veramente un essere, una specie così tremendamente più violente delle altre? No.
Le guerre producono un numero di morti risibile, semplicemente risibile, rispetto a altre forme di estinzione di massa. Qual è la differenza tra vivere nel 1327 e vivere nel 2019? A parte si vive meglio nel 2019, ma questo è un altro discorso. La differenza non è di natura, la differenza è di tecnica. Nel 1327 non c'era l'industria. C'è stata nel frattempo la rivoluzione industriale. C'è stato nel frattempo, direbbe Althusser, l'avvento del capitalismo. Cioè si è configurata storicamente una società che definisce il suo rapporto con l'ambiente, con gli altri specie animali, al suo interno tra gli uomini, secondo categorie che sono quelle dello sfruttamento, della violenza, della distruzione e così via. Ma questo non è un elemento naturale, questo è un fattore storico, questo non è una costruzione storica. Attenti a naturalizzare ciò che è soltanto storicamente contingente, perché naturalizzare ciò che è storicamente contingente significa soltanto assolutizzare un dato di fatto, che in quanto tale non è di per sé sempre vero, ma significa anche prendere per, come posso dire, definitivo ed irriformabile l'esistenza. Se per natura l'uomo è fatto così, se davvero le modalità di relazione tra gli esseri umani sono quelle definite, per esempio, in una certa interpretazione della genetica e della biogenetica contemporanea. Pensate, un grande biologo e un grande divulgatore contemporaneo, Richard Dawkins, neodarwinista, che ha scritto opere veramente molto belle, tra cui l'opera più famosa, Il gene egoista. Da Dawkins, un altro importante filosofo contemporaneo, Daniel Dennett, elabora una sua filosofia della mente molto affascinante, in cui essenzialmente l'individuo, l'uomo, individuo inteso non soltanto proprio come esponente della specie umana, viene desoggettivizzato, non alla Foucault, ma in maniera ancora più radicale, in certi aspetti. Essenzialmente dice, prendo una battuta, Dennett, partendo da Dawkins, gli uomini, i cervelli, non sono altro che come il letame che permette a una biblioteca in questo caso è intesa come insieme di nozioni, culture, pregiudizi e così via, di riprodursi e fare un'altra biblioteca, di trasformare un'altra biblioteca. Cioè esattamente come io non sono altro che il tramite mediante il quale il mio pool genetico cerca di riprodursi e quindi di mantenersi in vita, e anche se Dawkins probabilmente all'inizio non c'era presente, c'è molto spinozismo dietro. Non è l'individuo. L'individuo cerca di restare più a lungo in vita possibile, ma non è proprio l'individuo. L'individuo è il pool genetico. Esattamente come io sono lo strumento mediante il quale il mio pool genetico cerca di riprodursi e quindi di permanere, allo stesso modo io non sono altro che lo strumento mediante il quale pregiudizi, idee, cognizioni, nozioni, passioni si trasferiscono da un individuo all'altro. Lui li chiama meni. La domanda da cui parte Dennett è tutt'altro che sciocca. La domanda da cui parte Dennett è: com'è possibile che un'opinione oscena, falsa, vergognosa, come l'antisemitismo, non si riesca mai a estirparla? Com'è possibile che esistano ancora tanti antisemiti? Non è evidentemente un problema di ragione, perché la ragione vorrebbe che l'antisemitismo venisse non espiantato, completamente distrutto ormai da molto tempo. Eppure gli antisemiti ci sono ancora. Perché? Perché dice Dennett, in realtà certe idee, non sono mai semplici idee, ma sono memi. Il meme è come il gene, un codice di comportamento che di per sé porta con sé anche idee, convinzioni, pregiudizi e così via, ci infettano
e si trasmettono indipendentemente dalla nostra volontà, come i virus di un computer, essenzialmente. Noi possiamo fare molto poco in proposito, qualcosa possiamo fare, ma non moltissimo. Questa, l'idea di Dawkins in particolare, che è estremamente interessante, è una classica formulazione di stampo naturalistico di una questione storica, cioè l'interpretare il comportamento naturale degli individui e dei pool genetici sulla base del conflitto e della sopraffazione è essenzialmente una chiave di lettura che Dawkins prende ovviamente dalla nostra cultura occidentale, in particolare, ma non solo, che è la cultura del conflitto, che è la cultura della concorrenza, che è una cultura della supremazia. Scusate, il meccanismo banale del concorso. Ma vi rendete conto come anche la nascita venga presentata molto spesso come una specie di concorso, di corsa a ostacoli per cui lo spermatozoo più veloce o non si sa che più fortunato giunge e gli altri non ce la fanno più. Oppure, altra cosa abbastanza oscena, che vi capita di sentire. Sì, è vero, ci sono stati gli incendi nel posto di esibizione, però in fin dei conti, vabbè, sì, è morto un paio di orsi, ma poi quello che è venuto dopo ha ripagato un paio di orsi, a parte che forse gli orsi possono anche essere più due, ma tutti gli altri animali? Perché noi diamo importanza a determinate specie, gli orsi, e non alle, non so, proprio la prima cosa, quello che semplicemente non vediamo. Cioè, in base a quali categorie noi leggiamo gli eventi? Il conflitto, la naturalità del conflitto, torniamo a Machiavelli e così via, in realtà, dice Rousseau, comincia a dire Rousseau, è il risultato di una configurazione storica. Attenti a definire come naturale qualcosa. Ciò che è naturale per l'essere umano ha un'analisi un po' più attenta, molto spesso è semplicemente ciò che viene meno messo in discussione, ma che presenta gradi di artificialità altrettanto rilevanti rispetto a ciò che noi definiamo dichiaratamente artificiale. Tema classico della filosofia. Su cosa è costruita la società umana? Per esempio, in Vigo, in Montaigne e così via. Su alcune proibizioni cardine. Il divieto dell'incesto, il divieto del cannibalismo, sono due proibizioni che nessuna mette in discussione. E Montaigne però, ironizzando, dice, ma scusa, perché noi chiamiamo cannibali, i cannibali li chiamiamo selvaggi? Cosa c'è di più crudele nell'uccidere un uomo e cibarsene rispetto all'uccidere un animale e cibarsene? L'unica risposta è che l'uomo io lo avverto come mio simile e quindi provo ribrezzo all'idea di qualcuno che si ciba di me, esattamente come noi proviamo, abbiamo terrore nei confronti degli animali che si cibano di noi, perché cosa fanno? Ci riducono a essere animali, a essere cibo. Non siamo più al vertice della catena alimentare, c'è qualcun altro che si può cibare di noi. Cosa c'è di innaturale nel cibarsi di uomini? Il fatto che gli altri sono uomini come noi. Ma attenzione, la definizione di essere umano, come abbiamo già visto, è una definizione tutt'altro che semplice e immediatamente evidente. Non soltanto, non bisogna per forza tornare sempre a Aristotele, il simbolo dei barbari, degli uomini, ma che prendiamo un caso estremo. Adolf Hitler che diceva, è vero che gli esseri umani hanno determinati diritti, resta a dimostrare che gli ebrei siano esseri umani. Che cosa sta affermando? Se no, fondamentalmente che l'umanità non è qualcosa di attribuibile sulla base, su che base? Biologica? Genetica? Ma se noi spartiamo il 99% del nostro DNA con i topi,
non con i scimpanzé, con i topi, con i scimpanzé sono anche di più. Come facciamo a porre veramente una distinzione? Quella distinzione, che sembra immediata e naturale, in realtà è appunto frutto di una elaborazione culturale. Ovvero, e poi facciamo 10 minuti di pausa, la presunta naturalità delle organizzazioni umane, il presunto finalismo che dirige quindi le nostre azioni, nel Settecento, in particolare con Rousseau, poi il Novecento, viene messa in discussione. E questo permette, e permetterà a Rousseau, a Althusser e ad altri, di ripensare radicalmente la possibilità di un'alternativa. Cioè, la necessità storica, di cui pure Rousseau è consapevole, è una necessità che deriva da un inizio, non un'origine, vedremo meglio adesso la distinzione, da un inizio che è stato questo, l'uomo che si impossessa di un appezzamento di terreno e che quindi dà inizio alla storia del mondo, ma che poteva essere anche un altro, ma soprattutto l'inizio, contrariamente all'origine, l'inizio non ha qualcosa che naturalmente si presenta come irrimediabile e necessario. La necessità è sempre una necessità interna a un contesto, dato, date determinate premesse, necessariamente se ne deducono determinate conclusioni. Il dato che quindi Gramsci contrapponeva, o meglio, sviluppava in polemica con Hegel, individuando in questo la novità marxiana. Ma il dato che è un dato. Il dato che non è un qualcosa di necessario per natura, è un momento storico. E come tutti i momenti storici può essere sovvertito, si può procedere in maniera diversa. Va bene, facciamo una pausa di 10 minuti e poi ricominciamo.